Grazie Presidente, onorevoli senatori, membri del Governo. Noi pensiamo che invece non ci sia confusione su questa tematica, che sia tutto molto chiaro. Siamo di fronte a due mozioni che vogliono sì regolamentare il settore, chi in modo più stringente, e arriva dal partito di Forza Italia, chi invece in modo un pochettino più allargato, che arriva dal Partito Democratico, perché ovviamente si legge da una parte regolamentazione più stringente sulle modalità di coltivazione e commercializzazione della canapa, la mozione di Forza Italia del collega Mallegni, e invece dall'altra parte si vogliono assumere iniziative per riorganizzare sempre tutta la filiera, però ad adottare iniziative necessarie a confutare falsi timori in materia derivanti da pregiudizi senza alcun fondamento scientifico. Quindi è tutto molto chiaro per quanto ci riguarda. Così come è chiaro il fatto, così lo diciamo, che visto che un tema del genere, apprezzando tutti gli sforzi che il Governo ha fatto per cercare di venire incontro ad entrambe le mozioni, questo lo diciamo e ringraziamo il Governo, ci mancherebbe, però una tematica come questa, che crea profonde divisioni un po' dappertutto, sono questioni, sono tematiche di cui si sente parlare da anni, su cui si sente discutere, senza entrare nel merito, perché la nostra idea è abbastanza chiara, ma senza entrare nel merito, noi reputiamo che non possano essere risolte con delle mozioni in aula, ma che semmai debbano seguire l'iter legislativo, sempre che ci siano appunto poi delle proposte che vanno in una direzione piuttosto che in un'altra, che le commissioni possano adottare, verificare, studiare, fare tutte le audizioni possibili, ma che non si possa prendere una decisione in quest'Aula, anche perché è compito del Parlamento, impegniamo il Governo, ma che sia il Parlamento eventualmente se ha i numeri e la forza per poter andare in una direzione piuttosto che in un'altra, oppure lasciare tutto com'è. Motivo per cui, visto che non è questa la sede, voteremo contro sia alla mozione presentata da Forza Italia che alla mozione presentata dal PD. Grazie.